Quinta tappa per CPA Golf Challenge, siamo al Golf Lab Le Fonti. Prima di tutto devo ringraziare tutti quanti gli sponsor e soprattutto anche il presidente e tutto il circolo che ci ha ospitato, e devo dire che è stata una gara veramente interessante, un tempo perfetto, tutto il circolo diciamo ha sposato la nostra causa e quindi siamo riusciti anche questa volta a donare un elettrocardiografo, quindi siamo ben lieti di poter dare un aiuto concreto sul territorio, visto che comunque l'associazione Cancro Primo Aiuto vuole assolutamente rimanere a contatto con il territorio e donare concretamente attrezzature sul territorio locale. Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare naturalmente Autovanti, ringraziare anche la Onlus che ha, diciamo, in occasione di questo evento golfistico pensato a una donazione per l'azienda sanitaria di Imola che consiste in un elettrocardiografo che stasera ci viene donato e che verrà messo a disposizione nel parco tecnologico della Casa della Salute di Castel San Pietro, quindi è una donazione che rimane sul territorio di Castel San Pietro. La Casa della Salute di Castel San Pietro è una struttura territoriale dove medici di famiglia e specialisti sono chiamati in particolare all'assistenza ai nostri assistiti per la cronicità, quindi la diagnosi delle malattie cardiologiche rappresenta una delle più importanti linee di intervento dell'attività della Casa della Salute, quindi il completamento della dotazione tecnologica che possiamo realizzare con questa donazione è per noi motivo di orgoglio, è molto importante, quindi un ringraziamento va naturalmente a tutti coloro che hanno reso possibile questa cosa. Oggi si conclude un'iniziativa veramente importante per noi e soprattutto per la novità e il gruppo di coloro che hanno promosso questa iniziativa. Noi da tanti anni agiamo sul sociale con gare di beneficenza di vario tipo. Questa combinazione fra Cancro Primo Aiuto, l'associazione Onlus, Autovanti e il Golf Le Fonti è veramente qualcosa di importante perché si è concretizzata nella raccolta fondi per la donazione di un'attrezzatura biomedica per l'USL di Imola, ma soprattutto perché è destinata al Centro della Salute di Castel San Pietro, un'iniziativa nuova, la prima nel suo genere, per combinare tre marchi importanti, uno dei quali ovviamente l'associazione Onlus Cancro Primo Aiuto, perché credo che nei momenti di difficoltà come siamo adesso, la presenza del Covid eccetera, la capacità di riflettere un momentino e fermarsi ad capire quali sono i veri valori della nostra società sia estremamente importante, e per quello che noi la proposta che ci è stata formulata l'abbiamo colto in pieno e speriamo di poterla ripetere.